One Podcast. Il professore ed io siamo anche in video. Quello che stai per ascoltare è un assaggio de Il menù di Doi. Guarda l'intera puntata sul canale One Podcast di YouTube. Nel 1971 il grande chef e intellettuale Luigi Veronelli scrisse che il peggior vino del contadino è migliore del miglior vino industriale. Cosa ti senti di dire rispetto a questa affermazione? Questa è un'affermazione tipica del modo di pensare di Veronelli, che era un po' snobistico, non so se possiamo dire così, nel senso che c'è quest'idea per cui ci sono delle origini rurali che sono comunque migliori invece della produzione e del benessere che l'Italia nel frattempo aveva ottenuto grazie all'industrializzazione, allo sviluppo economico. E c'era questa, diciamo, prevenzione rispetto alla modernità. Anche un altro grande intellettuale, esatto. Mario Soldati, si era incanalato su quella strada. Sì, addirittura molto prima, con il famoso viaggio lungo la Valle del Po del 1957, anche lì c'è tutta un'esaltazione della ruralità, dell'artigianalità, della produzione, diciamo, casalinga dei prodotti come appunto il vino, dimenticando che in realtà la qualità e il vino che si beveva e che si produceva a casa del contadino era spesso di scarsissima qualità, assolutamente instabile da un anno all'altro, perché le cose potevano cambiare in maniera consistente. Non necessariamente sicuro. No, non sicuro, insomma, che aveva tutta una serie di problemi, mentre invece il grande balzo in avanti dell'industria enologica italiana è stato successivo ed è appunto legato sostanzialmente all'industrializzazione. Anche per questo dunque noi abbiamo scritto che il vino buono è come la Coca-Cola, perché non si può improvvisare la Coca-Cola a casa non riesce a farla, esatto. La Coca-Cola e anche il vino servono, ovviamente serve tecnologia, serve investimento, serve ricerca, ovviamente a casa non riesce a farlo, una grande impresa, una grande cantina ovviamente tutto questo riesce a farlo a vantaggio del consumatore. Un ulteriore scatto in avanti nella qualità e nella sicurezza del vino è probabilmente successivo a un evento molto tragico, lo scandalo del metanolo del 1986. Sì, qui c'è stata questa ditta della provincia di Cuneo che aggiunse al vino una ingente quantità di metanolo, che è sostanzialmente simile all'etanolo che si usa per tutte le bevande alcoliche nel gusto e nel sapore, ma che però a differenza dell'etanolo è gravemente tossico. Morirono 19 persone, più di 150 ebbero intossicazioni gravi con danni permanenti, quindi fu veramente un grandissimo scandalo. E però da quel scandalo, quella tragica vicenda, ci fu uno scatto in avanti, ci furono maggiori controlli, nacquero i NAS che si diffusero su tutto il territorio, i nuclei antisofisticazione che avevano proprio lo scopo di controllare questo tipo di produzione, e anche in generale l'industria enologica italiana cominciò a investire molto di più in termini di qualità, di reputazione, perché bisognava ricostruire un'immagine che era stata devastata da quell'immagine a livello internazionale, e quindi ci fu uno scatto in avanti sia dal punto di vista qualitativo, dal punto di vista del marketing, e il risultato è che il vino che beviamo oggi, anche se il vino comunque non fa bene, le bevande alcoliche non fanno bene, però comunque il vino che beviamo oggi è sostanzialmente migliore, molto migliore rispetto a quello che si beveva una volta, anche solo 40 anni fa. Abbiamo parlato di una terribile truffa, quella del metanolo che provocò dei morti, e adesso io mi sposterei su un'altra truffa che riguarda il vino, perché per certi versi il vino è uno di quei prodotti alimentari con i quali è più facile ingannare il consumatore. Ci parli di Rudi Kurniawan. Rudi Kurniawan fu un truffatore, un commerciante di vini prima di tutto, poi anche un truffatore. Per fortuna la sua truffa non fece morti, ma fece parecchi danni economici. Sostanzialmente lui prendeva dei vini di qualità, di buona qualità, e li mescolava e li vendeva come etichette straordinarie di vini francesi degli anni 60, delle annate più straordinarie. E i ricchi gliele compravano. Le compravano per migliaia di dollari ogni bottiglia e gliele compravano, e nessuno si lamentava. Magari qualcuno ci restava anche un po' male, magari si aspettava qualcosa di più, però nessuno diceva niente. La sua truffa fu scoperta solo quando ci si accorse che aveva venduto un vino con un'etichetta e con un'annata che in quell'anno non era stato prodotto, e quindi da lì fu scoperta la sua truffa. Ma d'altro canto, in questo caso l'etichetta induce il gusto e le aspettative, quindi la gente prendeva un'etichetta straordinaria, beveva un vino straordinario, poi si rimaneva un po' delusa, poi magari c'era anche un po' di ritrosia nel dover ammettere di essere speso migliaia di dollari per un vino non straordinario. Però questo comunque ha permesso lui di andare avanti con la sua truffa. Quando fu scoperto si fece 10 anni di galera. È uscito da non molto. Da non molto.
Quello che hai ascoltato è un assaggio de Il Menù di Doi. Guarda l'intera puntata sul canale One Podcast di YouTube.